Basta che non c'è un premade contro e sono con te. Che è veramente sbilanciatissimo avere un premade da 3 contro. Ah, non mi trovo proprio a non avere la furtività, raga. Scomodissimo. Per colpa di quella Julie di merda, ragazzi, stavo per venire ittato. Guarda com'è scomodo non avere la furtività e la competenza alta. Con Connie già sarei pure uscito nel frattempo. Vado giù lì, ti giuro che se mi passi di nuovo davanti mentre sono in chase, cerco dove abiti. Più che altro la differenza è che vittima sembra più solitaria, mentre famiglia è più teamwork, l'organizzazione appunto rompe tutto. Sì. Penso che un premade di killer contro un premade di vittime sia più forte il premade di killer. Comunque con Ana al zero, ragazzi. Diventa estremamente difficile scappare. Ci metto mezz'ora a fare tutte le azioni.
Ah, è morta Julie. E si gode. Ok ragazzi, ora dobbiamo fare dei piccoli conti matematici. 8 e 7, 5, no 5, ho sbagliato. No, abbiamo fatto bene. No, qual è che è l'errore? È 6, 6. Perfetto. E la matematica non andiamo d'accordo. Andare in basement. Si scappa, ragazzi, nel chill più totale. GG. Sono scappato con Ana livello 0, raga. Vedete quando non ho contro un premade come cambia totalmente? Ho vinto con Ana livello 0 e perk base all'1. Mega GG. E Connie sta ancora così. Ma se no mi muore malissimo. Cioè, voleva aprire il cancello senza il chiavistello. Bella Ire, come ti sembra sto gioco? Valido da prendere? È valido, però ti avviso che ad un certo punto, quando salirai di livello, ti troverai contro premade da killer e diventerà quasi impossibile vincere se non hai a tua volta un premade da vittima. Guarda come muore. Chiuso la porta in faccia. Ha avuto la fortuna di beccare la porta con le scalinate, cioè con la scala. Ma dubito che possa scappare, è inseguita da due persone. La stanno missando continuamente. Ecco qua, RIP Connie. GG signori. Perfetto. Sono stato l'unico a scappare.